Ragazzi, non so se avete flashato la lobby, siamo a 9.84, il push sta andando bene, poi non so se rivedrete qualche replay estratto da live o cose varie. Per una buona parte del push da 800 fino a, non lo so, 8.50, cose del genere. Siamo stati anche i primi del mondo, in questo momento siamo tipo quarti, quinti, non penso di più, non penso sesti, poi in caso controllo nel finale. Un push che, insomma, ha avuto un po' di difficoltà, eravamo startati benissimo, poi avanti ha avuto qualche difficoltà, insomma c'è stato un po' qualche trambusto, ma tutto sommato sono contento. Ora vediamo di chiudere queste ultime partite perché sono tutte difficili e stiamo tryhardando. Complessivamente vi posso dire che RT, ragazzi, è un brawler veramente, veramente buono, mi sta piacendo. L'unica cosa difficile con i colpi, che sono velocissimi, ma non ricaricano così velocemente. Ma è un brawler che gioca tanto per il team, nel senso che se io hitto tanto, i miei compagni fanno veramente tanti danni al team avversario. Qua tocca aspettare. Sì, sì, Pam spinna pure. Ho one shotato Pam con due hit comunque. Ok, bello Vlados. E si gode. È passato un meteorite accanto alla mia testa. Qua mi ha tentato un bel push, però purtroppo hanno difeso non bene di più. Come vedete, insomma, le partite sono belle combattute rispetto a... a quelle che avete visto nel video del io che maxo RT. Diciamo che è cambiato un po' il livello. No, mi sono fatto prendere. Il Crono ha imparato che non si può stare vicino ai muri. Bro, ragazzi, clamoroso. Allora, 9.90, ho fatto anche la maestria al 3. Ok, e si gode. Potenzialmente ultime due partite. Attenzione. Questo con il Creature of the Night. Un altro titolo. Mi ha messo il gadget lì davanti e io sono bloccato. Ok, Bit è morto. Però sto gadget non finisce più. Ok, Vlados la insacca e Vlados segna. Ah, guarda la Pam. La Pam, ragazzi, sa come funziona RT, bravo. Bravo questo. Però è questione di passare una volta. Esatto, e fare così non ci rimane più nessuno. È rimasto solo Bit. Attenzione Vlados, bella la kill. Bella. Bravi, bravi. L'assalto accecante, pendette Vlados. Ok, l'ultimo match per fare un bel record, ragazzi. Ultimo match per il rank 30. Così vediamo Italia-Mondo come si è messi. Tanto ve lo farò vedere tutto in diretta tra live e YouTube. Che vi ricordo, vi lascio tutti i social in descrizione. Trovate tutto il push integrale su Twitch. Ok, ci siamo. Vediamo se è rank 30 al primo colpo o meno. Al primo try. Abbiamo una comp molto onesta contro. Ok, il primo è andato giù. Bello jump, missato 3k. Attenzione pendente, si inserisce. Si inserisce del tutto. Dagli. Questa frase era particolarmente particolare. Un gol che ci divide dalla rank 30. No, il passaggio che doveva essere con la ulti. Attenzione. E segna direttamente lo scatolone. E si gode. E si gode. Al primo colpo. Il rank 30. DRT. Godo. Godo. Pin al volo. Così controlliamo anche la classifica. Vai pendente. Ma facciamo finta di niente. Guardiamo come stiamo messi.
abbiamo perso un membro. Siamo quarti in questo momento e vediamo un po' in Italia, primi con 500 coppe di distacco, ragazzi. Però direi che al mondo l'abbiamo fatto per sesti, direi sì, sesti. Che Motep e Prostislav sono arrivati al photo finish insieme a noi, non lo so. Comunque quinti, sesti ragazzi al mondo, tanto uno più uno meno, tanta roba e niente. Cerchiamo il terzo e vi faccio vedere anche una partita dopo le 1000. Questo ragazzi solo per voi, la partita extra dopo le 1000. C'è stato un attimo di cambiamento perché non so se l'avrete visto, ma Vlados a quanto pare c'aveva da fare. C'aveva un qualcosa di urgentissimo e è dovuto scappare. Però una partita dopo la 1000 ve la siete meritata. Un contenuto esotico che di solito nel push dei rank 30 non lo faccio, ma in questo video le partite sono durate tutte poco e allora perché no? Devo ricordare che sono su YouTube in questo momento. Ragazzi, Spike Lu, combo devastante. Vi dico io, cioè il brawler è larghissimo ed è, ed è difficilissimo non schivare i colpi. Poi Lu mi countera un pochino troppo, come countera tutti i tank. Devo riuscire ad avvicinarmi ad un muretto quando lui non ha la ulti. È la mia unica possibilità di successo. Mi sa che c'è già un altro. Esatto, c'era già un altro lì davanti. Peccato. Ok, la ulti un pochino buttata del Lu. C'è un Colt one shot, mi sa che Gavo però non l'ha visto. No, non l'aveva mai visto in vita sua, gli ha appena preso un infarto. Gli ha fatto il barbatrucco. Dai che forse riesco a piazzarmi lì dietro. Ok, questo potrebbe essere gol. Bello, 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 bello. Ok, il Colt gliel'ho hittato. Vi ricordo che l'importante è dare una hit agli altri. Peccato. Però vabbè, questa dovrebbe essere vinta in 10 secondi. Se ci fanno gol potrebbe essere un disastro. Ok, ok, ok. Andata, andata. Così vi siete visti anche la prima partita dopo le 1000. Io ragazzi vi chiedo un bel like e un bel commento perché stiamo provando a fare record su record. Qua siamo arrivati quinti, sesti al mondo, primi in Italia. Sempre codice player di NeoShop. E noi ci vediamo ad un prossimo video.